Sono Alessandro Leopardi e Franco Destro, i vincitori delle due gare che sul circuito di Varano de Melegari, in provincia di Parma, hanno inaugurato la stagione 2015 della M3 Revival Cup. Il campionato, organizzato dal gruppo Peroni Race, è riservato alle BMW M3, E30 e D36, nei diversi allestimenti. In gara 1 la bagarre si accende fin dal semaforo verde tra Federico Borret e Franco Destro, che partivano dalla prima fila. Nasce un confronto serratissimo, con il bolognese Destro che riesce a prendere la testa scalzando il poleman Borret, che ovviamente non molla e incalza l'avversario. Purtroppo un contatto al ferro di cavallo pone fine al duello, mettendo entrambi fuori causa. Della situazione beneficia Alessandro Leopardi, che prende il comando delle operazioni, marcato da Beggi, Orlandini, Solla. Quest'ultimo ammaina bandiera al settimo giro per un fuoripista, lasciando Beggi e Orlandini, che concluderanno nell'ordine, a completare il podio. Molto buona la quarta posizione di Nicky Koepling, costante e avveduto nella gestione della propria E30 Gruppo N, con cui ha centrato la vittoria di raggruppamento. Vittoria oggi, vittoria. Andata bene, sono contentissimo, contentissimo. In gara 2 Destro compie un autentico assolo, costruendo di giro veloce in giro veloce un successo netto. Il bolognese al via scatta dalla pole position e nelle prime battute scambia qualche scaramuccia con Beggi, che gli sta sotto con determinazione nelle prime tornate. Poi Destro prende il volo allungando il passo sul diretto antagonista, che con passo costante e celere difende la propria piazza d'onore, oltre che la leadership tra le M3 e 30. Solida la prestazione di Solla, che conquista il terzo gradino del podio, trovando in Angelo Rogari, al termine quarto, il più diretto avversario. Sempre concreto e convincente Koepling, quinto con la E30 Gruppo N. Prossimo appuntamento con la M3 Revival Cup il 10 maggio all'Autodromo di Adria, in provincia di Rovigo.